Valentino Rossi merita qualcosa di più di uno di quei grazie un po' retorici che buttiamo lì tutti quando un grande campione si ritira. Merita perlomeno che il grazie sia motivato e che vada al di là di semplici ore di svago sportivo fornite alla grande per 26 anni. È più il suo modo di stare al mondo che non il suo modo di correre ad ispirare gratitudine e ad aver ispirato persino gli eccessi di una tifoseria sconfinata che le moto non avevano mai conosciuto. Senza saperlo, Rossi ha indicato una strada, offrendosi come rarissimo caso di campione talentuoso ma senza nodi, senza macigni, zone oscure, problematiche ingombranti, tare del passato. Se ci sono, non emergono, anzi, se ci sono, le spazza. Intorno a sé ha messo gente così, come lui, come accadeva del resto anche a Simoncelli, per generare un clima morbido nel quale stare. Gli italiani e il mondo in Rossi hanno sempre visto questo: siparieti e allegria in uno sport pericoloso, leggerezza e spirito in un ambito epico di cavalieri senza paura, dove la paura in realtà esiste. E come? Ha vissuto rivalità schiette e le ha spinte al limite per far valere la legge del più forte anche nella testa, senza però poi portare a casa i rancori del lavoro, perché casa è sacra, gli amici sono sacri. Allora vivere bene si può! Allora non tirarsi dietro i problemi si può. Allora guardarlo muoversi così è stato divertente più del normale. Non è stato banale durare 26 anni, declino compreso. Ha comportato uno sforzo sempre costante e per questo esemplare, quello sforzo che ti mette a posto con la coscienza e che fa sembrare una vittoria anche la sconfitta. Non smette di essere pilota, cambia solo modalità di esserlo. Per questo pensiamo che non soffrirà il ritiro come altri. Sereno, sempre. Valentino Rossi. Per Sky Sport 24, dall'Austria, Guido Meda.